Tarda ancora ad arrivare la prima vittoria in casa per l'Arezzo Calcio Femminile, che nella prima partita del nuovo anno non riesce ad andare oltre il pareggio contro il New Team Ferrara. Il risultato finale di 1-1 lascia l'amaro in bocca alle giocatrici amaranto, che hanno tenuto in pugno il gioco durante l'arco di tutta la gara. Non cambia formazione Manuela Tesse, allenatrice dell'Arezzo: 4-2-3-1 con Zeghini e Terini coppia centrale di difesa, Baracchi Verdi metronomi a centrocampo e Mattiacci unica punta, con Paganini pronta a inserirsi per rifinire le azioni dell'esterno di Fiore e Nocchi. Il primo tempo è tutto di Marco Arezzo, con la prima occasione che arriva al decimo minuto, Nocchi cross al centro e Mattiacci cicca la più facile delle reti. Ma il vantaggio della squadra di casa arriva al sedicesimo, quando Nocchi recupera una palla a centrocampo e da sola si involla in un break pazzesco contro tutta la difesa avversaria. Il taglio le permette di arrivare davanti alla porta e siglare la propria quinta rete stagionale. Nei minuti a seguire l'Arezzo capisce quanto il Ferrara soffra alle accelerate individuali di Nocchi e prova quindi a sfruttare le sue caratteristiche, ma il poco cinismo sottoporta non permette alla squadra di casa di raddoppiare, chiudendo il primo tempo in vantaggio di una sola rete. Nella ripresa il copione non cambia, Verdi e Baracchi recuperano un'infinità di palloni e lanciano come da schema subito la sfera nelle fasce a cercare i due esterni, ma il Ferrara si rintana nella propria metà campo e rimane a galla grazie alla partita praticamente perfetta del centrale difensivo Pesci. Nel momento di maggior carica dell'Arezzo il New Team Ferrara pareggia, corner dalla destra al minuto 30 della ripresa, Fratini stacca in mezzo a due giocatrici della squadra di casa e trova il jolly del pareggio. Prova il forza in finale la squadra di Tesse, ma sono troppi gli errori in fase di costruzione della squadra di casa e la partita finisce in parità. Punto d'oro per il Ferrara, arrivato ad Arezzo decimato dall'influenza, mentre l'Arezzo si rammarica per non essere riuscito a trovare la vittoria a Laurentini, che manca dalla scorsa stagione. Il pareggio porta comunque la squadra di Tesse a più 12 dalla zona retrocessione, con 13 punti conquistati. Domenica prossima derby con il Grifo Perugia, mentre le ragazze amaranto torneranno a giocare in casa nell'ultima partita del girone di andata contro l'Imolese. Siamo qui con Laura Verdi. Laura, quest'oggi è un pareggio che sarà di beffa per l'Arezzo. Purtroppo sì, in casa il campo sembra stregato, riusciamo a giocare bene ma non si riesce a vincere, fuori casa anche giocando male, sporta a casa 3 punti, non so, si proverà a fare qualche magia, a vedere se... Ecco, cos'è secondo te che manca l'Arezzo quando è qua in casa proprio? Ci manca sicuramente cinicità sotto porta, perché creiamo un sacco di occasioni ma non riusciamo a concretizzarle. E dietro ogni errore, se si fa un errore in tutta la partita, quello è fatale, quindi un po' più di essere ciniche, unite, tutte lottare verso il solito obiettivo, piano piano cresceremo. Siamo qui con Nocchi, per te quinta rete stagionale, servita per il vantaggio dell'Arezzo, poi è arrivato il pareggio, comunque una soddisfazione anche personale essere capocannoniere di questa squadra. Sì, ci serviva, avevamo bisogno di un po' di morale in questa squadra e non siamo riusciti purtroppo a portare a casa 3 punti, però ci siamo fatte valere anche oggi e, come ha detto Laura, insomma, questo campo sembra stregato, bisogna essere un po' più ciniche sotto porta forse da parte di tutte, però anche oggi abbiamo giocato bene, dai, nonostante il pareggio. Quest'oggi un pareggio ad Arezzo che sa quasi di un punto, nonostante la squadra fascinata dall'influenza. Assolutamente sì, diciamo che siamo stati fortunati e determinati a cercare di sfruttare l'unica occasione fondamentalmente che abbiamo avuto, che ci ha ripagato un periodo che non riusciamo ad allenarci, diverse assenze, 4 ragazze influenzate in campo, e chiaramente abbiamo pagato molto dal punto di vista fisico la prestazione fisica dell'Arezzo, ecco, questo sicuramente. Ecco, come vede lei questa Serie B a livello tecnico e quali possono essere gli obiettivi del New Team Ferrara in questa stagione? Ma il nostro obiettivo adesso è far fare comunque esperienza a chi non ha mai giocato, e oggi alcune hanno messo dei minuti nelle gambe importanti per il futuro. È un girone questo che vede diverse squadre neopromosse, quindi ci ha un po' agevolato la fase di partenza a differenza delle altre stagioni. È chiaro che il nostro obiettivo è quello di rimanere in categoria, penso che ormai siamo abbastanza tranquilli nel poterlo fare, quindi daremo modo e spazio a chi ancora non ha giocato come oggi.